Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con 36 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza di centrosinistra, gruppo misto e del Movimento 5 Stelle all'opposizione della Giunta, 9 voti contrari dei consiglieri del centrodestra e l'astensione del consigliere Raffaele Maria Pisacane di Azione, la deliberazione consiliare per chiedere l'indizione del referendum abrogativo dell'autonomia differenziata. La Campania è dunque la prima regione a fare un passo verso il referendum, come previsto dalla Costituzione, per tentare di cancellare la riforma Calderoli. A essa dovrebbero unirsi le altre 4 regioni governate dal centrosinistra, Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia e Toscana, per arrivare al numero minimo richiesto dalla Costituzione, 5, per chiedere l'indizione di un referendum abrogativo. Il Consiglio ha inoltre approvato con 35 voti favorevoli un'ulteriore deliberazione per richiedere il referendum abrogativo di alcuni commi degli articoli 1, 2, 3 e 4 attinenti le materie a ambiti di materie riferite di LEP, i livelli essenziali di prestazione, della stessa legge. Il motivo è legato alla messa in sicurezza del referendum da un eventuale giudizio di inammissibilità della consulta sull'abrogazione totale, ipotesi legata ai collegamenti tra il DDL Calderoli e la legge di bilancio. Nessuno di noi ha voglia di fare crociate referendarie. Sediamoci intorno a un tavolo, costruiamo un filo di ragionamento e vediamo di ritrovare lo spirito risorgimentale, ha detto il presidente della Regione Campania a Vincenzo De Luca, soddisfatto comunque per l'approvazione dell'ordine del giorno. Di parere opposto il centrodestra. Per Severino Nappi, consigliere regionale della Lega, l'autonomia aiuta il Sud perché si introdurranno i livelli assistenziali e ci sarà la tutela per le regioni senza autonomia finanziaria e un monitoraggio continuo.